qui siamo alla fermata Glaucia Strode, una molto antica di fermata. E qui non c'è la scala. Qui siamo alla fermata Westminster. Praticamente siamo quasi in centro e... Ok. Questa è la fermata Green Park, dove siamo? È molto pulita, eh. Qui c'è la scala mobile. Niente, qui siamo alla fermata metro Westminster, qui a Londra, con il mio amico napoletano. La cosa positiva è che qui puoi pagare con la carta di credito per entrare. Con la carta di credito fai il biglietto e paghi direttamente. Senza perdere tempo. Spiega questo discorso, vieni qui e spiegalo. Cos'è questo qua di dietro? Praticamente aiutano gli artisti di strada, cioè li fanno lavorare, cioè l'artista di strada paga un tot all'anno. Cioè se uno vuole suonare... Suona là, si mette nell'angolo, paga un tot all'anno, non so preciso quanto. Paga e si mette però qui. Là tutti i soldi che prende sono i suoi. Ok, qui dalla metro di Londra, quindi giusto praticamente stiamo scendendo e l'amico napoletano mi diceva che se sei un artista di strada paghi il tuo posto e ti metti lì i suoni, quello che raccogli di soldi sono tuoi. Diciamo che la fermata, diciamo che la metropolitana di Madrid è molto più moderna. Questa qui di Londra è la più antica, mi pare, del mondo. Metropolitana sedili in stoffa. No, è molto funzionale. Qui siamo alla fermata London Bridge, sempre della metropolitana. Colore abbastanza grigio, non è che sia il massimo, potevano dargli un po' più di colore. Spiega un attimino come si paga qui, che io ho pagato con la carta di credito. Praticamente se hai già solamente una carta contactless, puoi entrare in metro, non paghi all'entrata ma paghi all'uscita. Cioè sì, loro puoi pagare con la carta di credito. Tranquilla, io pago con l'orologio. Ok, non c'è bisogno di fare il biglietto, infatti no. All'inizio ho fatto il biglietto ma poi puoi pagare direttamente con la carta di credito, senza fare il biglietto. Questi qui siamo alla Waterloo Underground, molto antica. Oggi vi faccio vedere la stazione dei treni di London Bridge qui a Londra. Facciamo un giro con questo mio amico napoletano che vive qua. Questa qui è l'entrata, l'hanno fatta con loro stile qui mattonato, antico. Stanno ancora un po' lavorando. Questi sono i tipici taxi londinesi, giusto? Sì. Anche quella sera pub londinese, eccola. Allora questa qui praticamente è la nuova stazione, mi dicevo. Questa è la stazione dei treni praticamente qui a London Bridge, è stata tutta rifatta come era nel 2002 e come è oggi sopra, tutta rifatta, ok, è perfetta, pulita, non c'è in giro nessuno né fuori né dentro che ti importuna. Sono amici miei napoletani che vivono qui, questo è suo fratello, è uno spettacolo sta stazione, pulizia, nessuno che ti dà fastidio, cioè provate a guardare che roba. Giornale gratis. Dove? Giornale gratis. Beh, free. E qui come praticamente l'hanno rifatta, questo è l'esterno. Cosa c'è da dire? Niente c'è da dire. Quella entrata, guardate, ascensori, tutto moderno, tutto perfetto. E da qui si può andare a prendere anche la metropolitana. Infatti noi non ci fermiamo alla stazione dei treni, ma andiamo lì dove c'è l'underground. Guardate, stazione, questa è la stazione treni, che ti colleghi direttamente all'underground. Qui hanno utilizzato questo stile ancora con i mattoni, vecchio British. Non c'è per terra un pezzo di carta, guardate che roba, ve la faccio vedere tutta. Guarda, qui ci sono, cos'è che sono qui, i bagni? Ah, c'è un piccolo centro commerciale qui, tutti i negozi. Rimangono tutte così e non sono imbrattate né niente. Sì, non c'è una scritta. Questi sono i gabinetti. L'entrata dei gabinetti.
Tu mi dicevi che quando sei arrivato qui, praticamente tre anni fa... Qua era un edificio vecchio. L'hanno rifatto in poco tempo? Praticamente hanno buttato tutto giù, hanno lavorato tipo giorno e notte, io ricordo che lavoravo qui. E questo è il risultato, cioè hanno attaccato la stazione vecchia a quella nuova. Hanno ampliato. Quella là è quella vecchia praticamente? Sì. Ah, là è la parte vecchia? E questa qui è tutta la parte... E ti colleghi direttamente dalla stazione dei treni? Tutto collegato. E vai direttamente, adesso andiamo in metropolitana. Sì. Pubblici senza pagare. Bagni pubblici gratuiti, ok. Siamo al di sotto. Puliti, dello puliti. Quasi. Beh, per terra c'è un pezzo di carta, neanche un mozzicone, della verità. Non c'è per terra un mozzicone? No, qua se ti beccano che butti la sigaretta ti paghi 80 pound di multa. Ah, beh, neanche tanto. Però non la buttano, dai.